quest'uomo che abbiamo visto bambino nelle immagini, quest'uomo che abbiamo visto crescere, diventare uomo e vedere confinato in un campo di concentramento, l'avete visto le ultime immagini, si chiama Odoardo Fuocherini ed è un uomo di grandissima fede, un uomo definito un giusto fra la gente, del quale oggi raccontiamo grazie a suo nipote Francesco Manicardi. Buongiorno. Dichiaro apertamente la mia ignoranza. Mi sono appassionata questa ieri a leggere le vite di queste tre grandi figure che vi abbiamo proposto, che vi proponiamo oggi. Ma anche perché Odoardo, assieme agli altri, a Federico, assieme a sua Enrichetta, raccontano la santità di laici, in alcuni casi di una religiosa sua Enrichetta, profondamente inseriti nel tessuto sociale, profondamente uomini, persone che non hanno rinunciato a vivere, ma che anzi hanno vissuto il loro tempo pienamente. Quando nasce il nonno? Nonno nasce nel 1907 a Carpi, in provincia di Modena, da una famiglia di immigrati dal Trentino, quindi anche lui ha vissuto, secondo la tradizione familiare, l'immigrazione dalla Valle di Sole, dal paese di Cellentino, e poi nasce a Carpi e subito ha la sventura di perdere la mamma a 2 anni e la sua mamma adottiva, perché il padre Tobia si risposa, sarà una vera mamma, non matrigna, perché ovviamente seguirà le sue vicende fin da giovane e poi anche da adulto fino al tempo del martirio. Odoardo era una persona che aveva le idee molto chiare. Innanzitutto non voleva starsene con le mani in mano, e questa già la prima cosa lo si vede da piccolino. Un carattere molto forte, ma aveva capito anche lui che non si può vivere bene se non si guarda anche agli altri. Sì, Odoardo era un carattere vivace, gioviale, molto di compagnia, lo si capisce dalle tante foto in cui lui fa le gite sui monti, era anche gioca bello a carte. Queste foto in alcuni casi ce lo ritraggono. Ne abbiamo una anche in cui appunto è spudorato, sì, con questa coppola e la sigaretta in bocca. Tanto che la madre, vedendolo particolarmente vivace, aveva ovviamente nell'età adolescenziale timore che lui potesse prendere anche delle strade non liete. Quindi cerca di coinvolgerlo nell'attività oratoriale che si svolgeva a Carpi attraverso la figura di un suo fratello maggiore, di un suo amico di maggiore età, un tale che si chiama Zeno Saltini, che poi diventerà Don Zeno Saltini, il fondatore di Nomadelfia. Francesco, che tempi erano quelli? Erano tempi difficili, noi parliamo dei tempi di oggi della Chiesa difficili, erano i tempi fra le due guerre in cui c'erano famiglie disastrate, dilaniate, c'erano orfani, c'era anche a Carpi la prostituzione minorile, e questo ci fa venire in mente anche l'attività della sorella di Zeno Saltini, Marianna Saltini, della quale, oltre che Don Zeno, è stato avviato il processo di beatificazione. Quindi c'era anche un tessuto sociale particolarmente complicato. In questo tessuto sociale Odoardo entra prima all'oratorio e poi nell'azione cattolica, coinvolto da Don Zeno, ma poi sempre più prende responsabilità proprio per strappare dalla strada, dalle cattive opportunità, tanti giovani e avviarli addirittura al lavoro. Tra le attività che si svolgevano in oratorio c'era anche la stamperia, per cui Odoardo si appassiona anche alla stampa. Dal punto di vista professionale, qual è la vita di Odoardo? Dal punto di vista professionale Odoardo ha cominciato gli studi ma poi li ha smessi, si è impiegato subito nella bottega del padre, che però lo teneva un po' a stecchetto, quindi Odoardo si sposa con Maria, di cui magari parleremo più avanti. Dopo l'arrivo del terzo figlio capisce che la vita in bottega col padre a Carpi non può più dargli quelle risorse economiche per sostenere la famiglia, per cui si diploma ragioniere in Svizzera e diventa assicuratore della Cattolica Assicurazioni di Verona, con sede a Modena, che era un bel posto, è un bel posto prestigioso. Ma anche faticato, nel senso che non è che gliel'avessero regalato, aveva dimostrato il talento, si era messo in gioco, aveva dovuto studiare. Lui cresce e diventa addirittura ispettore, quindi responsabile degli assicuratori di quasi tutto il nord Italia per la Cattolica Assicurazioni. Questa sua attività professionale gli consente una certa libertà di movimento e questo sarà fondamentale per l'attività degli ultimi anni della sua vita, che svegliamo dopo. Torniamo, facciamo un passo indietro. Sì. Amici, era un buon tempone, era guascone per certi aspetti, gli piaceva divertirsi, era di ottima compagnia, ma scopre anche l'amore. Una delle sue fortune è stata quella di incontrare la donna che lo ha saputo amare di un amore incondizionato, totale, come nel bene e nel male, nella buona e nella cattiva sorte. Il ruolo della moglie è stato fondamentale nella vita di Odoardo.
Sì, devo dire che la letteratura e la storia di Odoardo non hanno messo ancora in così evidente luce la figura di Maria Marchesi, mirandolese, che lui conosce, neanche a dirlo, in montagna. In montagna. Perché anche Maria ha origini trentine, della Valle di Rumo, e si incontrano, si fidanzano prima che lui vada a servizio militare, quindi lei lo aspetta per 2 anni e mezzo. Bellissimo, in attesa questo. Del matrimonio, che poi si terrà a Mirandola, sposati dal vescovo Pranzini di Mirandola. Questo a testimoniare anche lo stretto rapporto di Odoardo Focherini con la gerarchia, non solo con i vescovi, dei quali particolarmente era anche amico, oltre che devoto, ma anche dei preti in generale, perché lui diceva sono quelli che possono portare Cristo con la comunione e con la confessione. E con diversi preti lui è cresciuto nella figura spirituale. Ma vorrei tornare a Maria, con la quale condivideva gli ideali cristiani e di Azione Cattolica, e con la quale condivideva l'idea che una famiglia non è una famiglia pienamente compiuta se, erano i canoni, i valori del tempo, non ci sono i figli. Quindi cominciano a farne... insieme a sfornarne sette, direi. Io sto cercando anni. Poi adesso una frase, perché noi siamo abituati a pensare ad un amore, a un uomo che sposa una donna assicurandole anche il benessere, una dote in un certo senso, un minimo di sicurezza economica. Ma sì. Papà che cosa, nonno che cosa promette alla nonna quando... insomma si dichiara qualcosa di ben più alto. Certo, si dichiara un'unione intima di pensieri, di cuore, di azione, e rivive addirittura in una lettera dal campo di concentramento un secondo fidanzamento. Le chiede, lui che ha capito ormai, intelligente e perspicace, che probabilmente non farà ritorno, chiede una nuova promessa di sponsalità alla moglie Maria. E ricorda quando le chiese di fidanzarsi, quando io le dissi, perché si davano del lei fidanzati. Tra un po' vedremo anche la lettera. Ecco, e ovviamente Maria è sempre d'accordo con lui. Maria vivrà fino alla fine l'intimità con lui, anche attraverso le lettere. Lui le chiederà sostegno e fino alla fine cercherà di confortarla e cercherà di farla entrare. Lo dicono i teologi, in particolare Monsignor Ermenegildo Manicardi, e nella accettazione della provvidenza che così ha disposto. Allora, tutto questo per raccontare la seconda parte della vita di Odoardo. Odoardo ha 7 figli e un padre deve pensare prima cosa ai suoi figlioli, a mettere in salvo la famiglia in tempi durissimi, però si rende anche conto che mantenere in piedi quella famiglia non può essere l'unica missione della sua vita, perché ci sono delle persone da aiutare. In chi si imbatte tuo nonno? Si imbatte accidentalmente, perché ovviamente conosceva, per il suo vivere a Carpi, per il suo vivere a Modena, a Bologna, delle famiglie di origine ebraica. Erano alcuni suoi amici, alcuni suoi conoscenti di lavoro, alcuni suoi dipendenti del giornale Avvenire d'Italia, di cui magari parleremo. E ovviamente le leggi razziali pongono queste persone a rischio prima di discriminazione e poi in particolare nel 42, dopo la conferenza di Wannsee, alla deportazione e allo sterminio. Anche in Italia accelerato questo processo dopo l'8 settembre del 43. E Odoardo, diciamo così, accidentalmente ne parlava anche con i suoi amici più stretti, anche con un sacerdote come Don Dante Sala, non accettava questa discriminazione. E quindi si pone, direi, proprio come il samaritano che di fronte a una persona di altra religione, addirittura di fronte a sconosciuti, prima amici, conoscenti, colleghi, ma dopo anche a sconosciuti che, venuti a conoscenza della sua opera, gli bussano alla porta di casa, li riceve in casa, li riceve a lavorare, li riceve alla redazione del giornale e cerca di salvarli, di nasconderli. Che cosa fa nonno esattamente? Il nonno esattamente li rifornisce di documenti falsi, li tranquillizza innanzitutto, dice che ci penserà lui con il suo sorriso, che tutti gli ex deportati ebrei ricordano, la sua serenità, che noi sappiamo
essere fondamentale, perché questi ebrei venivano da anni di discriminazioni, di timori, di fughe, da altri rifugi. E insieme a Don Dante Sala istituisce una rete di salvezza. Lui gli rifornisce di documenti falsi e di soldi in particolare. A volte trova loro ricovero anche presso mamma Nina, Marianna Saltini, di cui abbiamo parlato, e poi li affida a Don Dante Sala come carico prezioso. Dice a Don Dante: portali tu a salvezza. Nonno viene messo anche alla prova in famiglia, sostegno pieno da parte della moglie, però quando qualcuno prova a fargli cambiare idea, lui riafferma la necessità di continuare in quest'opera a rischio della vita e a rischio anche della famiglia. Non c'era egoismo, non c'era presunzione dietro questa decisione, c'era solo un amore grandissimo nei confronti del prossimo. Sì, c'era un amore gratuito. Il riferimento a chi poteva non essere d'accordo si riferisce a una frase che è incisa al museo del Monumento al Deportato e si riferisce all'unico colloquio avuto da Odoardo con il fratello di Maria, Bruno Marchesi. La stiamo vedendo in questo momento, che non era, spero, esattamente delle stesse idee di Odoardo, e che di fronte alla carcerazione di Odoardo a Bologna, di fronte al fatto che Odoardo ha dovuto lasciare giocoforza la famiglia, il lavoro, i figli, gli chiede: ti rendi conto di che cosa hai fatto, Odoardo? E lui ribadisce il fatto: nella prigionia, nell'incertezza, conferma, se tu avessi visto, come ho visto io in questo carcere, cosa fanno patire agli ebrei qua dentro, non rimpiangeresti se non di non averne salvati il numero maggiore. Nonno Odoardo viene tradotto in carcere, inizia per lui un momento buio che però corrisponde anche a un momento di altissima spiritualità che ce lo consegna, così come noi oggi lo stiamo raccontando. Scritta che voi vedete, che state leggendo assieme a noi, è una delle preziose eredità che ci ha lasciato Odoardo Focherini, del quale il nipote Francesco Manicardi quest'oggi ci sta facendo conoscere la strada che lo porterà il 15 giugno prossimo a diventare beato. Odoardo Focherini lo abbiamo lasciato in un campo di concentramento, perché lui, giusto tra i giusti, decide di mettersi in gioco da dirigente dell'Azione Cattolica, da dirigente di una grande compagnia di assicurazioni, per salvare la vita a quasi un centinaio di ebrei. Questi sono i numeri, ma chissà quanti altri li ha portati in salvo. Francesco, il nonno viene fatto prigioniero e inizia il suo peregrinare tra alcuni campi di concentramento. Dove viene portato? Dopo 2 mesi e mezzo circa, 3, di carcerazione a Bologna, dove viene interrogato, e in questo interrogatorio non gli vengono formulate delle accuse, ma lui intuisce, e ne abbiamo una conferma anche dal suo collaboratore Sacchetti, che il tono dell'interrogatorio era di religione anticattolica, esatto, di tenore anticattolico. E quindi qui si apre anche uno studio particolare che il processo di beatificazione ha messo in luce. Il fatto non solo che ci fosse il sospetto su Odoardo Focherini che favoreggiasse gli ebrei, lo dicono per pura carità cristiana, perché ovviamente c'era chi lo faceva interessatamente. Odoardo invece, la sua rete, chiaramente per pura carità cristiana, come il buon samaritano, ma anche il suo mettersi in luce, e ovviamente in cattiva luce dal punto di vista dei nazisti e dei fascisti, per la sua attività al giornale Avvenire d'Italia. Francesco, tu hai la medaglietta, non saprei come definirla, il distintivo dell'Azione Cattolica. Quella è di tuo nonno. Sì, questa è del nonno, io la porto immeritatamente, ma dignitosamente, nel senso che sono anch'io associato di Azione Cattolica, e forse questa passione per il nonno viene anche dalla comune esperienza di Azione Cattolica. Le 3 lettere incise sul distintivo recitano PAS, cioè preghiera, azione, sacrificio. Abbiamo visto come Odoardo ha portato avanti la preghiera, l'azione, e vedremo come il sacrificio. Ma il distintivo ha anche una storia particolare. Per questo distintivo Odoardo viene anche perseguitato, nel senso che il figlio Rodolfo ricorda che un giorno, invece che portare il distintivo del Partito Nazionale Fascista, lui porta il distintivo dell'Azione Cattolica, come è la sua fede. Con grande fedeltà e orgoglio. Viene schiaffeggiato da un farmacista di Fossoli, un paese vicino a Carpi, e non solo, viene chiamato dal questore, che glielo fa deporre in questura. In altri casi veniva strappato pubblicamente,
in segno di pubblico ludibrio. Francesco, nonno, come tutte le persone che non possono, che perdono la libertà, non poteva non esprimersi, e lo fa attraverso questa stilografica che tu hai in mano, che è un'altra testimonianza bellissima che ci hai portato, di cui ti siamo grati. Questa è la penna del nonno, perché nonno, sì, l'unico modo per salvarsi un certo momento, anche dalla follia, dalla prigionia, è quello di scrivere, di regalare lettere al mondo, perché poi ne ha avute per tutti. Quella è la penna del nonno. Sì, abbiamo una penna che era la stilografica del nonno, con cui ha scritto gli articoli da inviato, prima dell'Avvenire d'Italia, poi dell'Osservatore Romano, poi ha firmato le lettere di assunzione di giornalisti ebrei che, per esempio, non potevano esercitare la professione perché era vietata dal regime. Ha firmato la prima busta paga di un certo Enzo Biagi, che prima di impiegarsi al Carlino aveva fatto un'esperienza all'Avvenire. Io spero di poter ritornare su questa storia, perché io non so se a casa ci si rende conto di quale testimonianza siamo riusciti a portare in questo studio oggi. Questo è stato ed è ancora nella memoria di tanti Odoardo Fuocherini. Con quella penna scriverà anche delle lettere bellissime ai figli e alla moglie. E alla moglie. Un corpus molto prezioso e raro di oltre 166, fra lettere e bigliettini ufficiali, cioè permessi dalla censura, e clandestini. E in questi cerca di rassicurare genitori e in particolare la moglie, e di in un primo tempo dirigere il giornale e cercare qualche via di salvezza e di liberazione dal carcere prima e dal campo di concentramento. Quando muore nonno Odoardo? Odoardo Fuocherini muore nel 1944, il 27 di dicembre, lo sappiamo dai documenti del campo ritrovati nell'archivio di Washington, portato via dagli americani, e muore in infermeria nel campo di Harrisburg, in un sottocampo di Flossenbürg, e alla sua morte sono presenti alcuni suoi amici deportati, tra cui Teresio Livelli, un'altra figura eminente della resistenza lombarda, di cui è avviato il processo di beatificazione. A Teresio Livelli Odoardo confida queste parole: dichiaro di morire nella più pura fede cattolica apostolica romana, in obbedienza al Papa, dichiaro di morire per la Chiesa, per l'avvenire d'Italia, per l'azione cattolica e per il ritorno della pace nel mondo. L'amore nei confronti della Chiesa e anche delle gerarchie, come tu hai detto prima, è fondamentale anche nel processo di beatificazione. Sì, sicuramente anche diversi vescovi, oltre che nella memoria alcuni sacerdoti come Don Dante Sala, a cui è stato accomunato Edoardo nel premio Giusto fra le Nazioni, hanno cominciato a capire con la lettura delle lettere, come dicevi tu, che c'è un'alta spiritualità. Cioè Odoardo, se mai prima era un cristiano particolare e molto fervente, poi nell'esperienza della prigionia e del lager fa un salto di qualità. E viene riconosciuto martire in odio alla fede. Viene riconosciuto martire in odio alla fede proprio perché si pensa, dagli studi che sono stati avviati, anche storici, alla ricerca di nuovi documenti, che lui, per esempio, in Germania viene identificato non come assicuratore, non come dirigente di un'associazione, ma come direttore di giornale. Ecco quello che dava da fare al regime nazista. Francesco, chiudiamo con una lettera bellissima, che forse è anche l'ultima lettera che tuo nonno scrive dal campo di concentramento. Ce ne puoi leggere un passaggio? Sì. Di lettere, dicevamo, ne ha scritte tante. Questa, sì, però era per la sua Maria, che poi vestirà il lutto per tutta la vita. Sì, io mi ricordo mia nonna, che ho potuto conoscere bene fino ai 19 anni della mia vita, una donna minuta e forte, ovviamente spenta nel sorriso, perché dopo aver perso il marito aveva perso anche un figliolo a 11 anni di meningite, che ha portato per 45 anni il lutto. I suoi ambienti sono stati la casa, in cui ha ricevuto figli e nipoti, 15, e la chiesa, con la Eucaristia quotidiana, finché la ragione gli ha lasciato un barlume di speranza. La salutiamo così. Il lager di Bolzano, il 5 settembre del 1944, all'alba. Maria carissima, prima di partire per la nuova sede che mi allontanerà ancora per poco, spero, da te, ti rinnovo il saluto di ieri sera. Sto bene, sereno e tranquillo, riprendo il cammino e in fiduciosa attesa prego e spero che l'ultima tappa sia più che breve. Il Signore ci accompagni e ci benedica, e accettando il nuovo sacrificio, più tuo che mio,
lo ricambi evangelicamente in tante benedizioni e in tante grazie per tutti. Baciami ancora tutti i piccoli e accetta con cuore più intensamente affettuoso tutte le più belle espressioni della gratitudine per tutto il bene che mi hai voluto e che mi vuoi, per tutto quello che di bene mi hai fatto, per tutte le gioie che mi hai donato, per la lieta corona di figli che mi hai offerto. Di tutto il Signore terrà conto. Odoardo Focherini sarà beato il 15 giugno prossimo a Carpi, un duomo martoriato dalle ferite del terremoto. Noi speriamo di esserci, grazie a Francesco Manicardi per avercelo portato.